L'impegno per Agrigento continua ed una promessa che è stata abbondantemente mantenuta, potremmo dire adesso. Appena insediatomi abbiamo trovato che c'erano nei confronti della città di Agrigento 2 milioni di euro che erano relativi ad annualità precedenti, quelle del 2018 e del 2019, come contributo nei confronti del centro storico. Immediatamente abbiamo sbloccato questi finanziamenti, oggi arriviamo ad Agrigento portando il primo acconto di 60% del primo milione, cioè 600.000 euro. Questi fondi servono per la riqualificazione del centro storico, abbiamo fatto sì che servissero proprio per interventi concreti nei confronti del centro storico e riguarderanno nella primissima fase interventi a Porta di Ponte, interventi a Santa Maria degli Angeli nella piazzetta, interventi per il prospetto del municipio, interventi sul piano, sul parcheggio di Via Gioemi. La politica in certe occasioni ha un riverbero concreto, stanno arrivando delle risposte, ovvero il finanziamento per il centro storico della città di Agrigento. Eh sì, questo è il primo risultato che abbiamo avuto con la nomina dell'assessore Zamputo su Agrigento e senza fare chiacchiere poter essere utili per questa nostra provincia. A questo si aggiungeranno gli interventi da effettuare in immobili che sono vecchi, vetusti e fatiscenti. Ecco, Forza Italia ha voluto portare ad Agrigento un contributo di qualità. Siamo partiti dalla riqualificazione della parte principale della via Etnea con il rifacimento e la riqualificazione del vecchio ospedale di Agrigento. Oggi quindi questo finanziamento si aggiunge. Bisogna quindi aggiungere che il finanziamento portato dall'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto prevede anche l'attenzione nei confronti del piano particolareggiato del centro storico. Quindi significa attenzionare il versante occidentale del Colle di Agrigento. Per intenderci, la vecchia parte della città interessata dalla frana di Agrigento. Stiamo lavorando su vari ambiti, abbiamo molta carne al fuoco, specialmente sugli interventi di agenda urbana, che a poco sono stati ad oggi decretati e che sono in fase di progettazione esecutiva. Speriamo entro fine anno già di portare in cantiere almeno 2 o 3 di questi. Anche sul progetto Girgenti un paio di cantieri in pochi mesi partiranno. Il risultato di oggi è un progetto che Simone Gramaglia ha visto crescere e nascere da vicino, essendo nell'ufficio di gabinetto dell'assessore Zambuto, non solo al comune di Agrigento come consigliere. Sì, questo risultato è un risultato che abbiamo seguito insieme all'assessore fin dal primo giorno, dal primo momento del suo insediamento. È un contributo che si è voluto ridare alla città, un contributo di 2 milioni di euro riguardanti due leggi regionali, una del 2018 e una del 2019. Qual è il ruolo di Forza Italia rispetto all'amministrazione comunale? Assolutamente un ruolo di trasparenza, un ruolo di affiancamento, continuando a sposare il progetto politico che abbiamo condiviso già mesi addietro con la candidatura di Franco Micci che è a sindaco di Agrigento.